È una vera e propria piaga sociale la dipendenza dal gioco d'azzardo e i numeri in Abruzzo e in provincia di Teramo sono preoccupanti. È difficile uscirne per aiutare i ludopatici la fondazione Tercas ha finanziato l'associazione Resalio per dare vita al progetto denominato La tua vita non in gioco, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare e informare sui problemi legati al gioco d'azzardo i soggetti a rischio, le famiglie, gli insegnanti, gli studenti e gli operatori della Caritas. Nel 2019 nell'Abruzzo si sono giocati 2 miliardi di euro, quindi è una problematica che ormai viviamo da anni e che continua ad essere una piaga per il nostro territorio. Quale sarà la vostra strategia? Innanzitutto eh, rendere dotta la popolazione e in seconda battuta sensibilizzare rispetto alla grandezza del problema e, e poi cercare di far arrivare anche ai più giovani eh, un messaggio eh, rispetto al gioco d'azzardo e a quanto possa essere pericoloso. Voi incontrerete anche i ragazzi, farete degli incontri anche a scuola? Sì, faremo dei seminari informativi nelle scuole, eh, così da cercare di ehm, sensibilizzare i giovani, eh, far capire loro quali possono essere i fattori di rischio rispetto al gioco d'azzardo e quali anche i fattori protettivi, per cercare poi di eh, incentivare come dire, e sviluppare i fattori protettivi per stare lontani da quella che è una problematica che oggi riguarda anche i giovanissimi. La Fondazione Tercas è vicina a questa iniziativa, la tua vita non è in gioco, quella della ludopatia è un problema che negli anni purtroppo è cresciuto. Assolutamente sì, e la vicinanza della Fondazione Tercas a questa eh, che è una vera e propria. Propria emergenza sociale è eh, un'esemplificazione chiarissima del concetto di progettazione partecipata. Eh, L'attenzione della Fondazione a quelle che sono le emergenze messe in evidenza dal territorio, da tutte le associazioni del terzo settore che operano nel territorio, è una nuova frontiera eh, dell'operatività della Fondazione. Oggi più che mai ci accorgiamo dell'esigenza di autorialità, cioè dell'esigenza per ognuno di esprimere liberamente le modalità nelle quali dare risposta alle esigenze del territorio e le urgenze del territorio. Tutti devono avere voce. La Fondazione Tercas è in paziente attento ascolto.